corso del fine settimana appena trascorso, la filarmonica La Novella di San Maurizio Canavese ha festeggiato la ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica. Una festa d'altri tempi, genuina e fatta in casa, come ormai molti complessi bandistici hanno dimenticato, preferendo grandi ristoranti anche fuori dalle loro zone. La festa ha preso il via ufficialmente sabato sera, con il grande concerto. Alle 21 il maestro professore Andrea Scavini ha preso posto sul podio per dirigere il grande concerto che ha toccato tutti i generi della musica, nazionale e non. Dopo questo piccolo aperitivo, la festa è continuata domenica mattina con il servizio istituzionale per le vie del paese. Alle 11 la solenne messa dove il parroco Don Domenico Cavaglià ha voluto ricordare tutti i musicisti defunti. Prima della fine della messa, un piccolo allievo della filarmonica ha letto a tutti la preghiera del musicista. Al termine, dopo la foto di rito con i membri del consiglio comunale, la truppa si è diretta verso il cimitero per un saluto a chi, con dedizione negli anni, ha portato avanti la grande storia della filarmonica. In loro onore è stata suonata la tradizionale marcia dei coscritti piemontesi. Dopo questo intermezzo, tutti in scuola musica per il pranzo e il pomeriggio musicale, che è da sempre una consuetudine. La festa si è conclusa nella serata di lunedì con la tradizionale cena del musicista che ha chiuso questi 3 giorni di festa sammaurizzese.